siamo contenti dell'esito, siamo felici e soddisfatti perché qualcosa finalmente si è smosso. Lo sciopero, se così vogliamo chiamarlo, ma il nostro è stata una manifestazione pacifica, senza alcun corteo, non è stato vano. Quindi ci riteniamo tutti soddisfatti e siamo noi, ma parliamo a nome di migliaia e di migliaia di studenti che oggi hanno raggiunto il risultato e per questo siamo veramente più che contenti. Vogliamo sintetizzare i motivi della protesta, che in realtà non è stata una vera protesta ma semplicemente un confronto. Certo, diciamo che le motivazioni principali sono state i trasporti, che in questo momento sono sovraffollati, la curva pandemica in continua crescita, purtroppo incresciosamente, e i contagi che purtroppo non sono registrati. Quindi il nostro sciopero, se così vogliamo chiamarlo, non è stato fatto assolutamente per contestare l'andare a scuola in presenza, perché noi vogliamo la presenza, noi vogliamo viverci la scuola e vivere gli anni che ricorderemo come i migliori della nostra vita sicuramente. Però vogliamo farlo in sicurezza e speriamo che dopo questo confronto anche col sindaco questo ci venga garantito e che si faccia qualcosa di concreto per realizzarlo. Esiste un coordinamento tra voi studenti, in quanto qualche scuola, gli studenti di qualche scuola hanno partecipato, altri meno? Ci fate capire un po' questo passaggio? Tramite i vari rappresentanti ci siamo confrontati tra di noi. Abbiamo lasciato lo sciopero come ultima alternativa e poi abbiamo deciso di valutarla e nell'unanimità ci siamo assentati, a parte una scuola, tutte le altre del Catanzarese hanno aderito, in quanto tutti riteniamo che sia stato giusto farlo e siamo convinti delle nostre motivazioni, non nessun ripensamento. Quindi è una decisione che è stata presa nell'unanimità. E allora, un incontro oggi con il sindaco, nei giorni scorsi, anche oggi, insomma, avete messo in evidenza alcune criticità, vogliamo sintetizzarle? Sì, assolutamente. Allora, le criticità che abbiamo messo in evidenza sono in primo luogo i trasporti, perché attualmente non sono efficaci al 100%, in quanto le corse andrebbero raddoppiate, c'è un sovraffollamento, sicuramente non è una questione facile da gestire in questo momento. Successivamente anche per l'aumento di contagi che è stato esponenziale, perché il problema dei trasporti lo abbiamo portato avanti dall'inizio attraverso i monitoraggi a cui noi abbiamo sempre risposto con le motivazioni che stiamo esponendo in questo momento. Probabilmente prima, non probabilmente, i contagi prima non erano così tanto alti. Adesso entrare in un mezzo pubblico c'è una molto più grande possibilità di contrarre il Covid, in quanto ci sono molto più casi. Oggi l'incontro con il sindaco, cosa è emerso, cosa è stato stabilito? È stato stabilito che sicuramente avremo un appoggio da parte del sindaco per cercare innanzitutto una soluzione per i trasporti pubblici provinciali. Si cercherà attraverso poi la regione per quanto riguarda il problema dei trasporti pubblici che invece riguardano i ragazzi che provengono dai paesi. Appunto, un incontro con lei per confrontarsi sulle problematiche della scuola. Cosa è emerso? Ma diciamo è emerso, intanto è stata una riunione proficua, una riunione molto tranquilla, molto propositiva da parte dei ragazzi, ragazzi splendidi a parte tutto. Diciamo si è lavorato soprattutto per cercare di risolvere il problema dei trasporti, che è quello più annoso per quanto riguarda l'assembramento dei ragazzi, perché come tutti sappiamo è prevista l'80% della capienza all'interno degli autobus ed è normale che un autobus che ha capienza per 120 persone, anche se ce ne sono 190, comunque trattasi di assembramento. Quindi cercare di lavorare insieme alla MC per capire come poter risolvere questo problema. Sui trasporti a livello regionale invece non è stato previsto dal governo centrale come la volta precedente un sostegno economico per effettuare le seconde corse per gli autobus extralinea urbana ed eventualmente fare due orari diversi di entrata nelle scuole. Questa non è stata prevista dal governo, non è stata prevista dalla regione, quindi poco possiamo fare su questo e ne abbiamo discusso anche con i ragazzi, mentre sull'MC si può lavorare. L'altra è che non tutti hanno la possibilità di comprare mascherine FFP2 e quindi eventualmente chiedere un sostegno al governo, comunque alla Regione Calabria, per comprare un po' di mascherine FFP2, perché quelle che erano state consegnate a settembre erano quelle mediche
mascherine mediche, quindi non utilizzabili al momento. E la terza cosa è per capire, in base ai contagi che può avere il sindaco, alunno o comunque diciamo contagi in famiglia, come poter procedere per eventualmente permettergli di fare DAD a distanza senza la presenza. E su questo ne discuterò col vicepresidente della regione, che guarda caso è anche un direttore scolastico, per capire se possiamo fare qualche ordinanza a livello regionale. Poi oggi avrò anche l'incontro con i sindaci alle 13, quindi cercheremo di capire come affrontare questa problematica, in considerazione del fatto che le ordinanze comunali non sono previste. Comunque anche i ragazzi sapevano perfettamente, perché avevano letto la legge, che il sindaco in questo momento, se non ha un dispositivo o una lettera da parte dell'ASP, ha difficoltà a fare un'ordinanza per la chiusura delle scuole. Su questo, per dire la verità, loro erano consapevoli, quindi ragazzi molto attrezzati anche dal punto di vista della normativa.